Il canto settimo dell'inferno è uno dei più enigmatici dell'intera Divina Commedia. Il verso con cui si apre, il celebre Pape Satana Leppe, pronunciato da Pluto, il demone che custodisce il cerchio, appare criptico ed è stato interpretato nei modi più disparati. Già riguardo alla lingua con cui si esprime il demone non c'è certezza. Per alcuni la frase deriva dal latino, per altri dal greco. Altri ancora leggono derivazioni da termini ebraici o arabi. C'è perfino chi pensa si tratti di un miscuglio di lingue diverse. Sul significato è ancora peggio. Per alcuni è un'invocazione a Satana, per altri una minaccia a Virgilio e Dante, per altri ancora un'espressione di stupore. Non solo le parole di Pluto sono enigmatiche, ma anche l'identità stessa del demone ha diviso i critici. Tutti siamo portati a pensare che Pluto sia Plutone, il dio degli inferi nella mitologia romana. Ma pochi sanno che nella mitologia greca esisteva anche Pluto, dio della ricchezza. Molto probabilmente è Pluto, dato che è posto a guardia del cerchio in cui sono puniti avari e prodighi, cioè coloro che mal amministrarono le proprie ricchezze. E non c'è tema più attuale della ricchezza, come i dannati infernali, a cui tocca trascinare pesanti pietre per l'eternità, quanti sono ancora oggi quelli che si affannano, si affaticano, si sfiancano per raccogliere oro, denaro, beni materiali di vario genere? Sono tanto numerosi quanto lo sono i peccatori che Dante incontra nel quarto cerchio e, come costoro, tra loro si scontrano e si ostacolano reciprocamente nel tenere solo per sé le ricchezze che riescono ad accumulare con gran fatica. Perché tieni, o nello sprecarle senza alcun freno, perché burli. E tutta questa grande fatica è vana e inutile, perché i beni materiali, per i quali l'umanità si azzuffa, sono fugaci e sottoposti all'arbitrio della fortuna. O creature sciocche, quanta ignoranza è quella che vi offende! Piuttosto che affannarci per beni inconsistenti e di breve durata, dovremmo capire. Tanto più ora che viviamo tutti assieme il dramma della pandemia, quali sono le vere ricchezze a cui dare il giusto valore, la salute e la libertà.